siamo tutti presenti qui e questo è un messaggio importante. Speriamo che questo messaggio colga nel segno e faccia capire al governo regionale qual è la reale condizione dei territori siciliani, e che non è tagliando il fondo delle autonomie o togliendo qualche decina di milioni ai grandi per darle ai piccoli che si risolve il problema. Il problema lo si risolve se si ridefinisce il rapporto fra comuni e governo centrale, se si riprende a parlare di rifiuti, di acqua, di finanza locale, di fiscalità, di sistemi che portano finalmente a dare speranza ai territori siciliani. Oggi questo segnale è un segnale drammatico ma forte, ma che vuole lanciare un messaggio di speranza. Io spero che Crocetta lo colga, che il governo regionale, che l'assemblea regionale lo colga. Petralia ha i problemi di tutti i piccoli comuni. Alla fine di settembre non è stato in condizioni di predisporre il bilancio di previsione, noi non abbiamo certezza di spesa e siamo costretti ad andare avanti a tentoni. Questo non è possibile, i comuni devono avere certezza di risorse, chiediamo le risorse necessarie per predisporre i nostri bilanci, assicurare ai cittadini servizi adeguati, non ci sottraiamo all'impegno per risparmiare, ma il risparmio non può essere tradotto in tagli di servizi importantissimi che poi si ripercuotono sulle fasce più deboli. Sindaco in bolletta, costretto ad andare in bicicletta, è una metafora? No, non è una metafora, perché con i continui tagli non siamo più in grado di garantire servizi essenziali ai comuni. Vorremmo che i politici della regione, il Parlamento regionale, il governo soprattutto guidato da un ex sindaco abbiano la capacità di comprendere che non sono più sopportabili i continui tagli che subiamo ormai ininterrottamente da più anni. Quindi bisogna decidere che cosa fare dei comuni siciliani, se li vogliamo chiudere, li vogliamo abolire, che lo facciano, mandino al posto delle amministrazioni dei ragionieri che facciano la piccola contabilità e non parliamo più dei campanili, delle amministrazioni e di altro. Se invece dobbiamo amministrare, dobbiamo programmare, dobbiamo progettare qualcosa per il futuro dei nostri centri, è allora che si prendano le loro responsabilità.